caso su cui indagheremo oggi è un caso maledetto e lo faremo con testimonianze dirette e con racconto di chi non lo fa. È un caso maledetto perché a morire fu una giovane fanciulla. Un delitto passionale, ma un delitto passionale sui generis, perché ad uccidere, a compiere l'efferato crimine, non fu né il marito tradito né l'amante geloso. No, le cose andarono diversamente per una sorta di gioco del destino crudele, forse per colpa di un amore troppo generoso. Noi ricostruiremo la storia raccontando con dovizia di cronaca, con particolari che ci portano in un luogo preciso, in un'ora precisa, e ad un colpevole. Cominciamo dal principio, dove tutto è benissimo. Immaginate un meraviglioso salone del palazzo ducale di Mantova. Il duca di Mantova dà una festa, lui, il seduttore per eccellenza. Cavalieri, grandame, costumi, una festa che getta le basi per l'atroce delitto. Gualtier Maldè ne ha uno, perché il nome Gualtier Maldè altri non è che uno pseudonimo sotto il quale si cela il duca di Mantova. Oh,
Mia Gilda,